potuto essere presente. Stanno per arrivare anche quelli che io chiamo gli altri ministri regionali, a partire da Paolucci, Lolli e gli altri colleghi. Come avete letto dalla lettera, ci accingiamo a fare un'operazione verità. Dalla proclamazione siamo sostanzialmente a 310 giorni. Voi sapete che la proclamazione è intervenuta rispetto al giorno della formale apertura delle urne con un mese di ritardo. Ed è cosa utile cominciare a tratteggiare una linea, e la lettera che avete ricevuto, spero che l'abbiate ricevuta tutti questa lettera, l'avete ricevuta tutti, sì, puntava ad essere esaustiva nella volontà di racconto, di fotografia, anche nel tratteggiare quali sono i punti fermi di questi importanti, esigenti, quasi 11 mesi di lavoro. Dal 25 di maggio sarebbero 12 mesi se fosse stata la proclamazione in linea con la data fissata dall'ordinamento, poi sapete quel mese di scivolamento. E arrivati, diciamo, a questo punto, la riflessione che noi vogliamo che si determini come una regola per i tempi che seguiranno deve puntare, diciamo, a una specie di riappropriamento tra la struttura del livello politico, la struttura del livello dipartimentale e la struttura del livello dirigenziale e a seguire. Consapevoli che quando il legislatore ha configurato lo specifico per ciascuno di questi livelli, non lo ha fatto per una ginnastica delle differenze, ma lo ha fatto perché se questi livelli sono combinati, Ernesto vieni qua, questi livelli se sono combinati in un rapporto di progressiva funzionalità, poi i risultati arrivando danno luogo anche ad una rinvenibilità di qualità delle prestazioni e di quantità delle prestazioni. Come avete anche potuto rilevare durante le riunioni che abbiamo fatto, non poche, secondo me sono state consistenti, mettendo anche all'ordine del giorno una riflessione su dove devono portare le riunioni, noi abbiamo cominciato ad accendere luci su quale deve essere lo specifico del lavoro dirigenziale in una chiave naturalmente di autonomia realizzativa dopo che sono stati stabiliti gli obiettivi, e quindi si pone con la sua maestosa centralità la categoria degli obiettivi. Siccome a un certo punto deve cominciare la dimensione anche del cantiere, e nel cantiere tutti sono impegnati ad essere realizzatori, io vorrei con voi arrivare ad un punto di intesa, e quando dico io intendo l'organo politico che io mi onoro di presiedere, ma anche di presidiare, noi dobbiamo arrivare a intendere allo stesso modo quali sono gli obiettivi. Perché stabilito l'obiettivo, davvero è possibile immaginare che ciascuno organizzi come meglio ritiene il raggiungimento di quell'obiettivo. E poi qual è la strutturazione tra l'obiettivo di natura politica, l'obiettivo di natura dipartimentale, l'obiettivo di natura dirigenziale e poi l'efficacia del lavoro della struttura sottostante, che comunque non è una struttura di gendarmeria, ma è una struttura che va convocata, che va resa anche concentrabile rispetto al senso di cammino che tutta la struttura porta avanti. Io mi sono permesso, avendo avuto 48 ore tra fermezza della mia corporatura e movimento della mia corporatura, perché sono stato a Riga in ragione di un incarico che ho presso l'Europa e poi a Venezia per un confronto, io dico esigente, su quello che è il punto di approdo della strategia macro-regionale adriatico-ionica, ho potuto prendere degli appunti anche nella parte migliore del tempo che io dedico all'attività istituzionale. Allora, intanto vorrei che si riprecisasse che il primo motore immobile di questa nostra attività è quello che noi abbiamo configurato come il programma di governo, che ha una precisa data di nascita quando noi lo abbiamo espresso, sottoposto al Consiglio regionale. Quello è il DSA quo.
E naturalmente in quel dies a quo voi trovate non lo specifico del dettaglio della natura dirigenziale, lì si trova l'impostazione che la dimensione politica deve avere quando diventa, nei suoi, diciamo, nelle sue prossimità lavorative, diventa impegno dirigenziale, impegno dipartimentale, impegno funzionariale. Io mi ricordo ai tempi nei quali ho studiato diritto pubblico e anche diritto amministrativo che c'era un bellissimo manuale, il manuale di Giuliano Amato, il quale si fece carico di precisare che cos'è l'alta amministrazione. E nell'alta amministrazione Giuliano Amato, che non è stato mai improvvisato e mai solo vincitore di concorso, precisò che nell'alta amministrazione quasi si compiegano dimensione politica e dimensione realizzativa dirigenziale. Allora io vorrei configurare un momento di lavoro come questo come un momento di lavoro dell'alta amministrazione, dove addirittura l'amministrazione attiva e realizzativa che grava sui vostri compiti non solo vi spiega come realizzare l'obiettivo, ma addirittura si prende onere di configurare l'obiettivo. Perché se manca la configurazione dell'obiettivo, poi quando arriva all'ordine del giorno il tema di precisare l'obiettivo delle condotte dirigenziali, c'è il rischio che l'obiettivo non sia all'altezza di quella che voi chiamate la sfida della vostra funzione. Allora, se il DS a quo, il programma di governo, nella sua strutturazione larga e lata, poi c'è un altro documento che fa la progressività di quelli che sono i punti fermi di un lavoro di tratteggiamento strategico che fa la dimensione politica, e il DPFR, che voi sapete che tipo di ruolo, che tipo di funzione e che tipo anche di densità amministrativa può dispiegare. Poi c'è la legge di bilancio e poi c'è il connesso, collegato normativo alla legge di bilancio. La legge di bilancio, voi sapete, per le ragioni che conoscete meglio di me, veicola soltanto ristrettezza, quasi obbligatorietà e quasi disanimata in ragione della condizione precommissariale per il bilancio e commissariale per la più parte del bilancio destinata alla sanità. Quindi la legge di bilancio ha quella nettezza, se mi permettete un termine d'alfonziano solo per una volta, quella stitichezza priva di obiettivi sfidanti in ragione della condizione di malattia che ha ricevuto dal passato. Però il collegato, nonostante che il collegato prende corpo e inchiostro dopo il tempo consentito dalla normativa disciplinante la vita del collegato, il collegato è un capolavoro dal punto di vista, diciamo, della tela di quello che deve essere fatto. Cioè si comincia a rivedere l'anima e poi vediamo che cos'è l'anima anche in un'azione amministrativa. Poi ci sono le direttive e fin qui la parte che i giuristi chiamano del diritto positivo. Voi sapete anche di questa grande distinzione che fanno i giuristi circa il diritto positivo. Il diritto positivo è il diritto che viene generato dalla volontà di coloro i quali hanno funzioni. Poi c'è un diritto che i giuristi chiamano, come contrario del diritto positivo, il diritto naturale, ma io qui non invoco il diritto naturale, invoco ciò che di diritto si può rinvenire, per esempio, dalle emergenze. Il lavoro di una struttura come la nostra, la vostra e la nostra, è un lavoro che si compiega anche per tenere conto, per dare conto e per dare luogo a rilevanza alle emergenze. L'emergenza che ha colpito il 5 e 6 marzo l'Abruzzo è un'emergenza che poi entra dentro il corpo della regione riuscendo a meritare lavorazione amministrativa? Certo che sì. È una delle altre frontiere producenti lavoro della regione, l'emergenza. E non è che c'è soltanto l'emergenza, diciamo, voluta da Sant'Emiddio o da Eolo, dio dei venti e della pioggia. Esistono emergenze anche, per esempio, dettate dalle cadute verticali di sanezza collettiva o individuale, come si chiamava quell'ultima infezione che si è distribuita in ragione della presenza animale? Ebola. Poi
ci sono le evidenze della stampa. Che rapporto ha un dirigente con la stampa? Perché a un certo punto della vita efficace del dirigente compare la rassegna stampa? In principio la rassegna stampa veniva dotata e donata a chi aveva rapporti di amicalità con il potere. Io ho fatto il presidente della provincia, disponeva della rassegna stampa il dirigente che aveva più amicalità con il presidente. Se volete vi dico anche chi era al tempo. Quello disponeva la rassegna stampa, ma non c'era la rassegna stampa come configurato di uno strumento di lavoro. È arrivato, diciamo, con la rete, la rassegna stampa che acquisisce dimensione di strumento di lavoro, perché anche con la rassegna stampa entrano delle questioni. Vi potrei citare dei casi: l'allarme riguardante per esempio la mancata connessione ferroviaria del porto di Vasto. Viene Del Rio a Pescara al confronto con noi, la telefonata che mi fa due giorni dopo, di cui sa tutto la Mannetti, mi dice: mi aggiorni su quella cosa che mi ha detto su Vasto circa la mancata connessione ferroviaria. Quella cosa, pari pari, nella sua verità era scritta in un articolo di stampa di qualche settimana prima, ad opera, se non sbaglio, della sindaca. Quindi l'evidenza della stampa. Poi ci sono le iniziative del dibattito politico, quello che per esempio si consuma in aula. Premesso che va risanato il dibattito politico in aula, va risanato, e anche il rapporto del dibattito politico con la struttura dirigenziale va posto all'insegna del ritrovamento della salute, della condotta e della costumatezza. Però il dibattito politico ha titolo per generare questioni. Per esempio, la vicenda dell'acquisto famoso di quell'oculo locale a Pescara da parte dell'ASL è un tema che il dibattito politico fa entrare con forza nella vicenda, per esempio, di un pezzo di lavoro della struttura dirigenziale, perché è alto il tema ed è alto anche il rischio di caduta se non è vero quello che sta scritto sugli atti a valenza procedimentale. Poi ci sono le iniziative della Conferenza delle Regioni, che è questo speciale bancone di lavoro che almeno su alcune materie ha un riflesso immediato: la sanità, i trasporti, le politiche che riguardano la compatibilità con la normativa comunitaria. Ma vi dico per esempio anche la dorsale di lavoro di Lolli, super esperto di sport turismo, trovano molto lavoro sul bancone della Conferenza delle Regioni, e anche questo evoca un ripensamento. O anche le politiche del welfare riferite, diciamo, al lavoro, all'alternanza scuola-lavoro e tutto quello che concerne anche il sistema della previdenza e assistenza rispetto al ciclo del mercato del lavoro. Anche questo richiede un ripensamento di come ci si approccia ad una sede che è esterna, che è fuori di te regione, ma che ti impone, ti porta con sé molto lavoro. E poi naturalmente a quello che viene rappresentato in una chiave di dialogo competitivo, per esempio dalle reti di imprese. Quante volte dalle reti di imprese arrivano sfide nei confronti della struttura regionale? Penso all'agricoltura, ma penso anche al mondo dei gestori, particolari strutture rigide del turismo estivo. Gli stabilimenti balneari si mettono insieme e ti pongono una questione che, se tu sai scrutare, davvero veicolano soluzioni. Allora, detto questo, se queste sono le origini delle quote di lavoro in più che arrivano, guardo Primavera, ma prima ho visto, non in trasparenza, l'ingegner Caputi, anche sul fronte della difesa del suolo, per esempio, molto sta arrivando come procedimento rinnovato e innovato anche dal livello della Conferenza delle Regioni. Per esempio, tutta la gestione affidata alla struttura tecnica di missione per quanto riguarda risorse finanziarie, evidenza delle priorità e tutta una maniera esterna all'ente regione di concepire l'agenda delle priorità e la modalità anche di costruire il successo, diciamo, lavorativo, ma anche del raggiungimento degli obiettivi. Allora, se questo è il modo come si configura il lavoro, io l'aiuto che vi voglio chiedere è: proviamo a determinare un'altra modalità di concepire
il tempo del lavoro rispetto alla vita degli obiettivi e anche un'altra natura degli obiettivi. E mi permetto di fare qualche esempio. Uso un esempio che è quasi di scuola. Oggi il lavoro più facile dal punto di vista dell'approcciare all'obiettivo è il lavoro che è riferito all'obiettivo statuito dal legislatore nazionale per quanto riguarda l'attuazione del piano di rientro concernente la sanità. È più facile nella sagomatura dell'obiettivo, perché c'è un lavoro che ti è stato fatto anche dal legislatore e dalla delibera del Consiglio dei Ministri, ma tutto il compiegarsi delle singole iniziative servizio o iniziative funzioni è chiaro che evoca un grande lavoro di adesività e di funzionalità rispetto al raggiungimento di quell'obiettivo. Però, ecco, lì c'è una marcatura stringente che mi ha fatto scrivere una lettera al ministro Padoan, al suo capo di gabinetto Garofoli, per dire che quel tavolo di monitoraggio è un capolavoro del diritto positivo ma anche dell'economia pubblica. Il tavolo di monitoraggio fa un lavoro straordinario per quanto riguarda proprio una specie di accompagnamento ortopedico per fare in modo che non ci sia distrazione, che ci sia un'adeguatezza costante. E mi permetto di dire, la qualità di quel lavoro e la quantità di quel lavoro si vede perché ogni volta troviamo conferme. Conferme dalla Corte dei Conti, l'ultima. Conferme al tavolo di monitoraggio, i pagellini che stanno configurando i due ministeri vigilanti. Qual è lo specifico di quel lavoro, di quella performance, di quel costituirsi funzione lavorativa? La nettezza dell'obiettivo, la nettezza della condotta, la piena misurabilità. Vogliamo fare un altro esempio. Noi abbiamo avuto una montagna di risorse per quanto riguarda i depuratori. Allora, il depuratore, visto come istituto dell'ingegneria al servizio del ciclo idrico, può essere una cosa da strapazzare nel sottofondo di un fascicolo col titolo sovrastante titolo dell'affare regionale. Voi sapete, una volta i fascicoli erano intestati titolo dell'affare. Non è una questione secondaria in Abruzzo portare a segno l'appalto fruttuoso, efficace della scelta del contraente per realizzare tutto quello che abbiamo movimentato come risorse per efficientare i depuratori comunali, perché di lì passa il risanamento delle acque del mare, il risanamento anche della vita fluviale, che grande parte di quello che entra nelle quantità che voi sapete dalla stampa, dalle richieste della società ambientalista, dai comuni, dai turisti, quando si pongono il rapporto di che Abruzzo vorrebbero trovare. Come si approccia il lavoro dell'appalto e della conduzione fruttuosa di questo appalto riferito all'efficientamento dei depuratori? Con quale livello di non stanchezza lavorativa si approccia? Come si configura lì la nettezza di un obiettivo sullo stile del risanamento dei conti riferiti alla sanità? Come si rende misurabile? Come si rende? Allora, obiettivo evoca oggettivo, oggettivo evoca oggetto, l'oggetto evoca la cosa. La cosa, in che cosa si distingue dal suo contrario la cosa? Nel fatto che la cosa ha un inizio e una fine, ha una sua definitività, una sua rimedibilità. La cosa come la immaginano i bambini è una forma geometrica. C'è un grande filosofo che a me piace molto, si chiama Remo Bodei, e non voglio che questo venga usato contro di me naturalmente, il quale dice che la cosa è di più dell'oggetto. La cosa è un oggetto che appartiene. L'oggetto è la cosa inanimata. La cosa è un oggetto animato perché appartiene. Quando i bambini, per esempio, litigano, e nella vulgata popolare mi riprendo la cosa e me ne vado, che poi prende la forma o il nome del gioco. Allora, la cosa sta dentro l'obiettivo, e l'obiettivo per essere tale deve essere con una sua definitività. Non si può fare come è accaduto in Piemonte, e l'ha detto Report, che diventa un obiettivo il promuovere riunioni. Nelle ONG riferite al processo, diciamo così, di
tra virgolette, civilizzazione inseguita di popoli che hanno vissuto l'esperienza tragica della guerra, se uno fa riunioni e le riunioni distribuiscono, per esempio, cultura dei diritti, sì, ma immaginare che in Piemonte possa essere configurato come un risultato il farsi riunioni, francamente mi sembra, diciamo, non a prova delle critiche di Grillo, non solo della Miss Report, come si chiama quella lì? La Milena, che si chiama Milena. Allora, avendo fatto questa brevissima introduzione che per adesso ancora mi accalora, io vorrei chiedervi, avendo noi altri 50 mesi di tempo e avendo noi, come avete visto da quella lettera che vi ho mandato, delle sfide straordinarie che ci vengono in soccorso. Per esempio, è una sfida il fatto che noi abbiamo nel totale delle risorse europee e nazionali destinate allo sviluppo e alla crescita 1.724 milioni di euro. Ci vogliamo arrivare noi ad impiegare queste risorse con quell'atteggiamento da Alfredino nel Pozzo? Vi ricordate la vicenda di Alfredino nel Pozzo? Con i gomiti lui cercava di salire, ma non è facile salire con i gomiti. A volte io quello che ho visto nella conduzione delle procedure riferite all'utilizzo delle risorse comunali e nazionali è un atteggiamento da Alfredino del Pozzo, che si aiuta con i gomiti ma non va avanti. Cito un caso che per me non va più replicato, ve lo dico come il dies a quo e il programma di governo. Il termine, il limes di riferimento che vi cito, quello che si chiama in volgata, per chi gestisce fondi comunitari e nazionali, i progetti sponda, i 10 milioni di euro dati per il tribunale di L'Aquila. Quei 10 milioni di euro non torneranno mai più, perché è mancato quello che serviva, un atto a valenza duale di piena maturità civilistica che obbligasse. Voi pensate che noi diamo ad un altro ufficio pubblico 10 milioni, è successo già con l'ANAS. L'ANAS ha ricevuto un contributo e dopodiché si è fatto un accordo tipo Tonio e Gervaso. Abbiamo rinunciato ad una parte capiente e ci siamo presi la parte restante. Ma adesso non mi interessa, questo fa parte del passato. L'atteggiamento sulle risorse deve essere un atteggiamento adulto. Qual è l'atteggiamento adulto del quale tenere da conto sulla stipula degli obiettivi? Le risorse sono tutte quelle che vi ho detto, importanti per l'agricoltura, importanti per il nuovo FAS, importanti adesso per esempio anche per quanto riguarda il POR in via di definitiva sacralizzazione, importanti anche per l'agenda digitale, importanti per l'edilizia sanitaria. Facciamo in modo che noi giochiamo da anticipo. La mamma del giudice Di Pietro, che adesso nessuno più cita, diceva che la sfida è nel partire prima. Tutto lì è vero, Alfonso? Tutto lì, partire prima. Condurre noi il tavolo di gioco. Stimolare noi anche, associazioni, imprenditori, comuni, in maniera tale che partano in anticipo. Noi abbiamo un dato di verità. A Teramo c'è un palazzo che sta nel cuore dei teramani, che credo si chiami Palazzo della Monica, si chiama così? Castello della Monica. Lì c'è stata una non combinazione di tempi nelle procedure, per cui le risorse che servono, servono ancora, ma non c'è la maturità della procedura tecnica riferita all'impiego di quelle risorse. Il sindaco, che per me è una brava persona, ha bisogno di più tempo, ma noi non abbiamo il tempo da dare, ma abbiamo le risorse da dare. E questo si chiama, non è questa l'immoralità, è una cosa più grave, è una cosa per cui si va all'inferno. In un tempo come questo, nel quale noi abbiamo bisogno terribilmente di vedere gru e tute di operai che si sporchino di cemento, che cosa è mancato lì? Il tempo impiegato in anticipo. Far partire, poi monitorare, verificare periodicamente, ogni 120 giorni, il tavolo di monitoraggio ci convoca a Roma e c'è un'agitazione culturale che è straordinaria quella agitazione culturale, ne ho parlato prima, tu ti sei perso la parte
No, no, una parte che secondo me riconosceva merito anche a quello che tu conduci. Allora, alla luce di questo, e mi avvio alla conclusione perché, come mi raccomanda l'ingegner Caputi, non voglio parlare da solo. Dove c'è? Dov'è Caputi? Sono qui, ultima fila. In ultima fila non ti riguarda. La cosa che vi chiedo è di lanciare oggi, compresa diciamo la convivialità essenziale che abbiamo piacere di offrirvi, poiché prendiamo il reddito di un magistrato di Cassazione con 27 anni di lavoro, di servizio, questo spiegato a Balducci rispetto anche alla sua signora, io vorrei che partisse un combattimento di idee per tratteggiare nuovi obiettivi. Per esempio quello scandalo al sole che si chiama Stella Maris si può configurare come un obiettivo che noi lo abbiamo dato alla provincia? È un obiettivo se si dà alla provincia con una funzione. La provincia edifica quella funzione e noi con il monitoraggio di qualità, compresa la sanzione del rientro e del recupero del bene, questa coppia d'azione alla provincia, prodotto amministrativo convenzionale di qualità, strumento sanzionante a danno se poi loro non fanno in un lasso di tempo preciso la funzione coincidente con la missione della regione, allora sì che è un obiettivo. E paradossalmente è un obiettivo anche se poi Stella Maris non si rigenera, se però tu glielo dai in uso, lo monitori, non conclude, lo riprendi, quello sì che è un obiettivo. Noi oggi ci troviamo in una condizione, io ho visto quel dossier, siamo carne da articoli di stampa di chi vuole dire, perché c'è stata una configurazione amministrativa che non ha avuto la compiutezza. Allora, per il futuro io vi prego e vi chiedo di dare luogo ad un combattimento di idee. Che dice una persona che io ho in adorazione, la porterò qui sperando che non gli succeda nulla perché ha 87 anni, per me è il più grande innovatore che c'è. Parlavo giorni fa con il vostro collega dirigente delle risorse umane, la dottoressa Marcantonio, mi diceva che loro, lei, hanno attivato in passato iniziative riguardanti lo spirito di gruppo, la leadership, la capacità di lavorare insieme e magari anche di cercare l'innovazione. Sono stato adesso a Milano, poi sono stato a trovare Piero Bassetti, che per me è la persona più intelligente d'Europa. Questo signore ha 87 anni, Espo è il frutto delle sue idee, lui è stato presidente della giunta regionale, presidente di tutte le camere di commercio. L'idea del piano regolatore di Milano concepita su scala mondiale, e lui, l'ha portata lui, 87 anni, per dire che non c'entra niente la coppia vecchio-giovane, la storia dell'anagrafe, che va anche di moda. E gli ho detto all'ultimo colloquio, ho detto, presidente, ma tu se dovessi definirmi che cos'è l'innovazione? E lui mi ha detto, l'innovazione è la realizzazione dell'improbabile. L'improbabile nel linguaggio dei ragazzi, tu sei un tipo improbabile, equivale a quella storia sfigato, quelle cose lì, mi ha spiegato mio figlio. L'improbabile per lui è il contrario della certezza, non c'è innovazione con la certezza. Se un accadimento è certo, non porta con sé. Allora, noi dobbiamo essere capaci anche di innovazione, perché l'innovazione costa di meno nell'uso delle risorse, dura di più. Secondo, per essere capaci di innovazione c'è bisogno di riportarsi mentalmente il lavoro a casa, mentalmente, non i fascicoli. Io ho avuto un padre che lavorava alle poste, si portava le carte perché per lui significava spalare le montagne, capire le circolari alle poste. Io ho detto, papà, guarda che sta succedendo una rivoluzione, le poste diventano delle banche, là dovete offrire pranzi, ceni, crudine, omaggi, convincere, coinvolgere, voglio che tu sai che circolare, questa era un'altra cosa, erano le poste dell'Ottocento, poi sei andato in pensione, mi ha dato retta. Riportarsi il lavoro a casa significa riportarsi il lavoro mentalmente a casa, che nei momenti meno dedicati ti esce fuori la soluzione. Quante volte succede? Il mouse dello Zappacosta giusto come nasce? Il mouse dello Zappacosta giusto, fratello del nostro Giancarlo, del
più internazionale. Pierluigi nasce con una elaborazione in un momento, diciamo, obliquo del suo tempo libero. E a livello del dirigente della pubblica amministrazione serve una dedizione di questo tipo. Io non ho ancora capito, così vi lascio anche con una questione e poi cedo la parola a chi di sicuro la prenderà. Io non ho ancora capito che cos'è che deve essere fatto, sperando che non ci siano giornalisti, per essere all'altezza del nostro dovere su Bussi. Io sento un sacco di scienziati, ma il film per intero su Bussi qual è? Io vedo un'azione di distanziamento dal proprio fondo schiena. Ma il film, io vorrei uno che mi spieghi il film dalla A alla Z e quali sono gli innesti di diritto positivo che devono intervenire. Io questo non ho ancora capito. Io so che c'è un problema del quale si è occupata la magistratura penale e poi civile. Evito di commentare quello di questi giorni. Poi so che c'è un obbligo radicato da qualche parte di bonificare e poi so che c'è un'aspettativa di industrializzazione. Ma la stella a 5 punte che lega tutte le cose che vanno fatte, ad opera di chi, con quale forza, io questa, per esempio, la devo ancora intendere e non l'ho trovato nel costituito documentale. Mi si dice che la sfera di competenza in prevalenza è del Ministero e dello Stato. Anche la sfera di competenza per quanto riguarda il chi deve agire con onere anche a valenza finanziaria. Dato per certo che l'esito processuale sarà quello che noi ci attendiamo, se non in prima battuta rivista, in seconda battuta che penso sarà quella della Cassazione. Però io vorrei che su queste grandi partite noi avessimo dossier ospitanti, come accadeva alle prefetture un tempo, tutto il film vedibile, in maniera tale che uno intromette il pezzo del proprio lavoro. Io su questo vi devo dire, mi piacerebbe che ci componessimo di più. Questo riguarda l'argomento che ho citato, che esce con evidenza dalla compiutezza delle competenze della Regione. Però io lì voglio recitare un ruolo come persona giuridica, conducente. Secondo, il tema degli arretrati, amici dirigenti della Regione. Io sono stato a visitare un colosso dell'impresa privata in questi due giorni che ho fatto a Milano. Ho visto la proprietà di un grande gruppo che dialogava con i suoi dirigenti e alle domande implacabili, molte sue e qualcuna mia, la risposta era sempre immediata. E non solo perché c'è un software che consente la contabilità analitica, perché c'è anche uno spirito nel ragionare su questo. L'arretrato deve essere conosciuto, è un prerequisito della conduzione certa, dello svolgimento attivo. L'arretrato che non deve richiedere per essere conosciuto un'ulteriore dedizione lavorativa, fa parte dello sguardo nel portafoglio che ogni marito di moglie buona, ogni moglie di marito buono dà ogni mattina prima di uscire. C'è questo sguardo nel portafoglio, che è il portafoglio delle proprie attività, fa parte degli elementi del costituito lavorativo. È vero o non è vero? Io anche su questo vi chiedo di darci una mano, sapendo che la frontiera risolutiva, liberatoria, adulta, matura, è quella di fare in modo che non solo l'arretrato, anche il seguito del lavoro venga reso conoscibile da tutti, anche dai consumatori, come li chiama l'Europa, dai cittadini esterni. Che sarebbe la Regione Abruzzo se per esempio permettesse ad ogni cittadino di sapere qual è il carico di lavoro che sta svolgendo Tommaso Quirino? E il carico di lavoro che deve svolgere Tommaso Quirino e a cascata anche i suoi, fino all'ultimo nodo dove c'è la capacità di lavoro compiuto, che di sicuro non si ferma al dirigente. Io voglio che anche il funzionario, quello che una volta si chiamava ottavo livello, deve avere l'atto a rilevanza esterna. Perché questa storia che c'è
un ballare con i lupi attorno al dirigente da parte di tutti i fogli di carta non va bene. Io so che è circondato di Paolo da questo punto di vista. Qual è la concentrazione che ha di Paolo se è circondato da questi ballatori con i lupi che con i fogli di carta lo assalgono? Allora, con la tecnologia facciamo in modo che si produca una modalità che renda possibile ricostruire chi fa cosa e chi deve fare ancora cosa. Ma questo alle persone fisiche e anche degli assessori. Un assessore deve dire quello che fa, il presidente deve dire quello che fa, come impiega il suo tempo, ma anche alle strutture. Voi immaginate se il presidio ospedaliero di Castel di Sangro rendesse vedibile chi assiste in quanto tempo, spendendo cosa, acquistando cosa. Oh, guardate, il livello del matrimonio è possibile tra questa idea e la realtà. Si tratta di esigerla come performance di chi cura questo livello di assetto tecnologico. Questa è la rivoluzione. Io dalla Corte dei Conti ci vado, prima avevo più ossequio per le procure delle repubbliche che amministravano il diritto penale, poi avendo fatto questi corsi accelerati, diciamo, mi sono un po' disaffezionato. Adesso ho più affezione per la Corte dei Conti. Vado spesso alla Corte dei Conti, come qualcuno di voi sa. E una cosa che ho appreso dai colloqui anche frontali con la Corte dei Conti è che in Abruzzo non c'è una grande pratica di gare d'appalto. C'è una grande pratica di proroghe di appalto. Parlo di quel grande settore che è la sanità nella costruzione dei beni e servizi. E il numero pesa 120 milioni di euro. Se si fanno le gare si risparmia 120 milioni, presumendo quello che anche uno storico DM dei Ministeri dei Lavori Pubblici, ai tempi di uno bravissimo Ministro dei Lavori Pubblici, Merloni, prevede che il ribasso medio è almeno del 10%. Dove sta Caputi? È vero o no? Di più. Almeno del 10%. In linea teorica c'è un DM che precisa questo. Ma si va almeno al 20% per i lavori di quelle prestazioni lì. E calcolando su 600 milioni il totale dell'acquisto di beni e servizi della sanità, voi fate presto a calcolare qual è lo spazio di economia che noi evitiamo. Se noi lo scrivessimo in tabelle digitali, vedibili in macchina come i vecchi film del drive-in, o vedibili attraverso il web, secondo voi, e concludo davvero, il giudizio dei cittadini, l'affettuosità anche fiscale? Oggi lei ha fatto una riunione con Equitalia, perché è chiaro che oggi Soget in Abruzzo costituisce il limes di riferimento. Quale sarebbe l'affettuosità fiscale se tu rendi possibile la ricostruzione di tutto? Ma voi immaginate, e concludo, l'assurdo per uno che lavora nella sanità abruzzese è che se deve nascere suo figlio le fa nascere al Qui si sana di Roma. È l'assurdo, è quello che si chiamava una volta ai bambini il colmo. Io avevo un sacco di amici muratori, ha detto Norpello, e poi avevo un sacco di bambini che mi facevano queste domande quando ero piccolo. Allora sta storia, chiedo, qual è il colmo per un barbiere, qual è il colmo? E io sentivo i muratori, perché c'è un elemento della copertura del tetto che evoca un'espressione tipo il colmo, che è il punto più alto di chiusura di tutta la tegolatura. A me non mi tornano queste cose, perché dice, ma come? Quello accompagna la domanda con un sorriso, questi invece mi dicono che è una cosa materiale in corrispondenza della quale poi si mette la bandiera. Ma mi torna adesso utile. Il colmo per un dipendente della sanità è che se ha un figlio o deve partorire, lei se è donna, va al Qui si sana. Invece la garanzia quale sarebbe? Se uno a casa, se uno fa, come accade per esempio in Trentino, in Val d'Aosta, che dice no, io vado nel prodotto del mio garage perché ne sono certo della certezza del lavoro. È vero o non è vero che si può fare anche questa considerazione a spanne? Si può fare questa considerazione. Ecco, io quello di cui sono convinto è che se ci mettiamo a lavorare con atteggiamento esigente e ambizioso, precisando gli obiettivi, io sono convinto che noi non abbiamo nulla da invidiare a nessuna regione, non solo del nord dell'Italia, ma anche dell'Europa. Lo spirito di questo incontro è questo. A me quello che muove è una grande ambizione,
da non tradurre, da non versare in urna soltanto. Io vorrei poter raccontare che questi 5 anni hanno cambiato il corso delle cose. Per esempio, quella struttura che sta dalle parti di Salvaiezzi, mi pare che si chiami così, che è piena di niente, io mi aspetto che il prossimo dirigente del patrimonio della regione mi faccia una proposta su come mettere in uso il patrimonio della regione. Questo è un concepir per obiettivo. Quella struttura che è piena di niente grida vendetta. Sapete a quale mi riferisco? C'è una struttura tutta, sembra che deve ospitare la produzione di uno sciatto, per quanta, diciamo, chicceria plastificata all'esterno. Eppure là dentro, che è costata, mi hanno detto 10 miliardi di lire, non c'è nulla. Trova ricovero dentro questa struttura qualche millimetro di lavoro di privato, privatissimo, che sta facendo lì delle prove di materiali. Va tutto bene, va tutto bene. Ma non va bene che, per esempio, sulla sfera del patrimonio noi non abbiamo un'idea di utilizzo. Ovviamente la regione non ha soltanto una comunità di lividi, ci sono tante cose che funzionano, delle quali io vi ringrazio molto. Però se dovessi immaginare un numero, mi viene in mente il numero 7. Io vorrei che il numero immaginabile accanto alla regione sia il numero 9, sapendo che 10 lo prende soltanto la Baviera. Per fare in modo che questo accada c'è bisogno di ragionare per obiettivi. Lo spirito di questa riunione è esattamente quello che vi ho detto in mezz'ora di riflessione, sapendo che molto ci arriverà anche dalla tecnologia. Io vi ringrazio, adesso chiedo la parola a chi la prende, naturalmente se il ghiaccio prevale sul coraggio di riprendere la parola, io ho la faccia tosta di fare anche le presentazioni. Allora, cominciamo con i dirigenti. Chi è che arricchisce il punto di vista che stiamo sfoderando? Dottoressa Ibello, prego. Ho visto un mignolo che si movimenta. Venga. Si evito di essere chiamata. No, io insieme a molti dei colleghi che sono qua sicuramente condividiamo la voglia di mettercela tutta, perché siamo anche cittadini di questa regione. In alcuni casi, come nel mio, ci sono venuta. E da dove viene? Io vengo da Aversa. Sono arrivata da segretario comunale, poi la regione mi ha dato la possibilità di arrivare qui. Aversa, provincia di Caserta. Pensavo di invecchiare qui con le mie figlie, ma invece le mie figlie sono partite, alla volta di Torino e alla volta di Siena, per fortuna con successo per lavoro, ma mi piacerebbe, e ho sempre pensato quando passavo le mie giornate in ufficio, pensando di dover fare la mia parte, di fare così anche la mamma, perché avrei potuto contribuire a creare delle condizioni migliori e quindi magari aiutare a crescere e crescere qui con le mie figlie. Quindi noi sicuramente, penso, adesso sentiremo anche gli altri colleghi, di portare il lavoro a casa effettivamente. Le posso chiedere un esempio? Sì. Nel suo settore, che ha conosciuto da più angolazioni, mi dice un obiettivo sfidante che le piacerebbe raggiungere, e perché quell'obiettivo che sceglie secondo lei è sfidante? A me piacerebbe oggi, Presidente, poter realizzare quello che avevamo abbozzato e non abbiamo mai utilizzato, che è un sistema vero di programmazione e progettazione delle nostre attività, come ci chiedeva lei, e di verifica del nostro risultato, integrando i nostri controlli interni, in modo da poter essere funzionali sia rispetto alla valutazione del nostro modo di lavorare, alla verifica dell'aggiungimento degli obiettivi strategici, di quelli dirigenziali e di quelli operativi. C'è bisogno di avere un sistema semplice che può essere utile anche per rendere visibile immediatamente all'esterno, in maniera molto schematica, il nostro carico di lavoro, il nostro modo di svolgere il nostro lavoro. E l'altro sicuramente è rendere più conoscibile ai cittadini il senso della nostra presenza, il senso dei servizi che vorremmo provare a dare. Quindi
quelle cose che possono migliorarci nell'immediato. Non ho una visione dell'operatività nel campo degli appalti, nel campo delle opere pubbliche, dove sono bravissimi i miei colleghi. Il punto di vista che ho sempre avuto all'interno della regione mi permette di mettere a fuoco un po' meglio questi aspetti, e io penso che qui possiamo focalizzare obiettivi che non sono neanche difficili da raggiungere, ma sono sfidanti perché ci permettono di mostrarci, di mostrare la regione in un modo più nuovo, più utile, meno autoreferenziale. Chi è che... Prego. Nel mentre si avvicina, voglio rivelarvi in un minuto una vicenda. 5-6 di marzo, questione emergenza conseguita, per la quale ringrazio tutti quelli che ci hanno lavorato, abbiamo avuto i complimenti da Palazzo Chigi. Palazzo Chigi ha dichiarato che la regione che meglio ha fatto il dossier per il riconoscimento dello stato di emergenza è stata la regione Abruzzo. Quindi davvero grazie a chi ci ha lavorato, un merito oggettivo, me lo hanno detto, non abbiamo fatto come quelli che se lo dicono, me lo hanno detto loro a Palazzo Chigi, indiscutibilmente davanti anche alle altre regioni. Però per esempio io quello che mi aspetto la prossima volta è che la regione, nel suo essere, diciamo, dice una distinzione, regione comunità e regione ordinamento, nel suo essere ordinamento, apra una vertenza con Enel per chiedere ad Enel di fare investimenti per la manutenzione. Non lo trovate scritto in nessuna competenza diretta. Ma chi dovrebbe fare questo con l'Enel? Chi lo dovrebbe fare? Lo deve fare la regione, non lo può fare un comune, non lo può fare una provincia. 20 anni fa l'avrebbe fatto un prefetto, il prefetto della città capoluogo, perché c'era una vecchia circolare che fissava che i prefetti delle città capoluogo di regione avevano un compito di coordinamento. Questa idea che ti riguarda anche il non dovuto, ciò che una cosa una volta si chiamava il promozionale, solitamente sfugge dalla sfera del lavoro. Noi abbiamo patito quei danni, non quelli del suolo, che si risolveranno, probabilmente li mettiamo anche meglio con 30,5 milioni di euro, ma abbiamo patito dei danneggiamenti per la vita delle imprese, perché si è interrotta l'erogazione della vita delle imprese. Come si evita per il futuro? Se la regione chiede ad Enel di investire, e se poi uno avesse preso la voglia di telefonare, sapete chi era l'uomo di Enel Country che decideva gli investimenti sulla rete abruzzese? Un abruzzese di Torricella Peligna. Non è escluso che a molti abruzzesi sia venuto in mente di chiamare questo signore per provare a far assumere il figlio, per dire come la motivazione privatissima ti fa andare oltre. Quando la motivazione non è privatissima non ti viene in mente. Ecco, io questo dico, aggiungiamolo alla sfera anche dell'attività. Prego, dottoressa. Allora, forse è meglio se ho fatto un flitto il microfono per mettere dietro la cassa. Ok. Allora, signor Presidente, a mio avviso ci sono tante cose da fare per rilanciare la nostra regione. E io permettetemi colleghi, ma parto da un discorso critico sugli anni passati, a parte i fatti di cronaca che hanno posto la grossa questione morale di questa regione per quanto riguarda la sanità e varie materie, e a mio avviso c'è molto da fare, quindi questo è un check-up, insomma, minimo. Certamente in un anno la regione... Gli svegli dove lavorerei che non ho il cuore. Allora, io ho lavorato come Fantomas in tutte le direzioni, 20 anni di attività, sono un ex segretario comunale. In questo momento sono nella direzione politiche agricole e sono dirigente del servizio fitosanitario, laureata in giurisprudenza, avvocato, cassazionista, sarei una cassazionista, 110 anni di città di Roma, e io praticamente sono stata flessibile al 100%, quindi conosco tutta la regione, in 20 anni io conosco la regione.
e quindi sono stata nella formazione ed era il settore scandalo, sono stata nella sanità ed è stato il settore scandalo, sono stata alle attività riproduttive e c'è stato il problema, e va bene. Allora, a mio avviso c'è veramente da mettere mano nella macchina amministrativa, peraltro io non ho ancora molti anni di attività di quanto mi attende? Da oggi potrei non essere più qui, quindi mi sento molto libera, anche sarebbe un'azione, una decisione è grave, ma di 4-5 anni. E allora, a mio avviso bisogna veramente trasformare questa organizzazione, questo apparato, ad esempio in questo momento rifacendo veramente i carichi di lavoro, perché se passa una riorganizzazione con servizi che possono essere inconsistenti, con poco personale, che praticamente costituiscono la duplicazione di altri adempimenti, noi qui l'obiettivo, a mio avviso, non l'abbiamo centrato. Bisogna fare anche una ricollocazione del personale. Conosciamo qual è il problema della direzione politica agricole con tanto personale e a mio avviso una oculata redistribuzione di personale va fatta. Io poi sono una specialista di conflitti di interessi, di codici etici, un lavoro, non so se lei ha visto il mio curriculum, con la benedizione della Segreteria di Stato Vaticano e quant'altro. Quindi dal 97 io sono stata promotrice di codici etici dentro la regione, ma i miei lavori sono stati percepiti in quel periodo e nel frattempo come lavori versetti satanici invece che codici etici. Allora, quindi a mio avviso bisogna mettere mano anche al conflitto di interessi, perché bisogna mettere mano vigorosamente al codice di comportamento, perché questo documento, queste operazioni non siano operazioni di facciata, perché a mio avviso se noi fissiamo una situazione, diciamo, costumata, per riferire il suo termine, costumata all'apparato, noi abbiamo modo veramente di lasciare liberi i fondi per la comunità, perché questo è un discorso molto serio. Poi, a mio avviso bisogna rilanciare l'immagine di questa meravigliosa regione. Io sono abruzzese, zona Mastise, di origine, però arrivo a Pescara da molti anni. Allora, si è mai chiesto come mai la nostra straordinaria regione sia ancora allo stato di Alici che dorme 700 anni? Noi che siamo nel centro dell'Italia, allora bisogna fare una comunicazione di questa regione. Ma non basta comunicare, bisogna veramente che ci rialziamo e cioè ricomponiamo anche quella che è la struttura, credendoci, facendo eccetera, evitando naturalmente che il nostro territorio vada in declino, perché noi abbiamo tutti gli indici per il declino, purtroppo la bassa natalità, la popolazione sempre più anziana, forse la più anziana d'Italia. Allora, quindi il nostro PIL è quello che è, il nostro tessuto produttivo langue, quindi praticamente qui bisogna veramente molto lavorare. Grazie. Della distrazione momentanea del Presidente per poter salutare, pur non essendo dirigente, in qualche modo anche condividere con voi quegli obiettivi che il Presidente ci indicava, che con una struttura molto più piccola e molto più semplice cercare di realizzare. Dico sempre ai miei colleghi in Ateneo, quando cerchiamo di fissare degli obiettivi ambiziosi, che pur insegnando ragioneria, ho approfittato della tua distrazione, diciamo, insegnando ragioneria generale ormai da 30 anni, so bene come
vorrei l'immagine del ragioniere che viene data, l'immagine del ragioniere di persona puntuale, di persona che con competenza sa chiudere i bilanci, sa tenere una situazione sotto controllo contabile. Eppure nell'immaginario collettivo, quando si pensa ad un principe azzurro, non si pensa ad un ragioniere, e quando bisogna dare un mestiere a Fantozzi lo si denomina appunto ragionier Fantozzi. E cos'è che manca ad una persona che ha pure un'elevata professionalità e che riesce in qualche modo a gestire bene, con competenza, le proprie attività e sicuramente a raggiungere gli obiettivi? Probabilmente gli manca quella capacità di vedere il significato di quei numeri, gli manca quella capacità di valutare quei numeri e di poterli tradurre in obiettivi concreti da raggiungere. Sicché anche quando un'azienda si accinge a portare i libri in tribunale, il ragioniere di quell'azienda ha adempiuto pienamente l'obiettivo, perché porterà, con ogni probabilità, tranne i casi di bancarotta documentale, porterà una contabilità assai ordinata in tribunale. Ecco, io ai miei colleghi chiedo sempre questo, chiedo di dimostrare che quella alta professionalità che consente anche di essere ragionieri si possa poi in qualche modo tradurre nella capacità di leggere e di rilanciare gli obiettivi. E credo che in una comunità come quella nostra, e mi fa molto piacere poter partecipare a questo incontro con la Regione, per poter rilanciare gli obiettivi abbiamo bisogno, forse, parlo almeno per quanto riguarda i miei limiti, di una consapevolezza che ce la possiamo fare. Se Luciano mi autorizza, il Presidente mi autorizza, voglio citare due cose che sono successe oggi e una ieri. Oggi a Teramo sta arrivando la Miglia, è una rievocazione straordinaria che passa a Teramo perché a Teramo per 30 anni hanno operato le officine Talaschi. Ecco, noi non sappiamo che negli anni 50 per vincere in Formula 1 bisognava avere la meccanica di Talaschi. Eravamo stati in grado qui a Teramo di creare, Talaschi è stato in grado di creare un sistema un po' complicato, non riuscirei a spiegarlo, ma un sistema tale che per poter vincere la Formula 1 negli anni 50 bisognava lottarlo. Ieri, mi fa piacere, parlo di una cosa che è accaduta nella nostra università. Il primo gruppo in Abruzzo ad aver vinto un progetto Horizon 2020, 800.000 euro di finanziamento, su una ricerca che forse farà sorridere, ma è una ricerca che vuole capire per quale motivo lo spermatozoo che riesce a fecondare l'ovulo ci riesce. Può sembrare una sciocchezza, ma l'Università di Harvard, che non può accedere a Horizon 2020, ha chiesto a noi di poter essere un'università partner non finanziata. Ecco, se riusciamo a raggiungere questi obiettivi, io credo che lo sforzo che dobbiamo fare, mi rivolgo a voi che certo non siete ragionieri ma siete molto molto di più, mi rivolgo a noi, mi inserisco anch'io, pur non essendo appunto dirigente della Regione Abruzzo, ne sarei orgogliosissimo, forse di ritirare, quello di ritirare gli obiettivi in corsa. E se posso ancora approfittare per un minuto su un'esperienza che invece ha attinenza con la Regione, il grandissimo privilegio che il Presidente mi ha concesso nel guidare l'aggregazione della società unica. L'8 giugno nasce la società unica, ormai è fatta, la prima fase è fatta. In quella società ho appreso che la Sangritana ha dei locomotori elettrodiesel, le 776, che fanno la linea, percorrono questa linea qui per Teramo, che cambiano le marce in corsa. Quindi si parte, si sente il motore che fa un grande sforzo, poi cambiano la marcia per un attimo in folle, sembra rallentare, poi di nuovo il motore rifà un altro grande sforzo e così fino a raggiungere la velocità di crociera. Ecco, la guida della società unica, ma io credo nell'esperienza professionale di ciascuno di noi, viste le competenze che ciascuno di noi ha e le sfide, le prove che lo stesso ciascuno di noi ha, io mi sento un po' nella condizione di aver raggiunto con la prima la velocità di partenza. Adesso un po' di affaticamento, ma vedo in qualche modo anche con ansia la possibilità di ingranare la marcia successiva, di rimandare il motore sotto sforzo. Cosa possiamo fare per rimandare il motore sotto sforzo? Il Presidente ci chiedeva degli obiettivi sfidanti. Beh, adesso nel piccolo della Società Unica dei Trasporti, e considerando le competenze che il settore dei trasporti della Regione ha, la prossima sfida non può che essere quella davvero di rivoluzionare il sistema dei trasporti di noi. Abbiamo l'ambizione e le potenzialità, le competenze per farlo. È un obiettivo che va ridefinito in corsa, perché man mano che tocchiamo, l'autoressa Picardi lo sa bene, il direttore Zappacosta è ben ormai dentro ai problemi dei trasporti, appena si tocca un oggetto bisogna ridefinire subito l'obiettivo finale.
possiamo farcela, abbiamo le competenze per farlo. L'ambizione credo che ci derivi anche dal piacevolissimo clima di lavoro che il Presidente ci sta in qualche modo regalando, perché in queste riunioni mi sembra che si respiri soprattutto una condivisione di obiettivi. E davvero concludo, la cosa più bella, la mia poesia preferita è Itaca, la cosa più bella non è Itaca, non è l'obiettivo, ma è come ci si arriva. E poter lavorare insieme per arrivare ad un obiettivo, poi magari il Presidente mi farà un'azione di responsabilità perché gli autobus si fermeranno a un certo punto, però sarà stato bello comunque aver lavorato in questa, diciamo, in questa squadra e soprattutto con questa attenzione all'obiettivo di realizzare qualcosa che non sia la chiusura del bilancio che il ragioniere fa sistematicamente ogni anno, ma che poi ci conduce a definire Fantozzi, appunto, il ragioniere Fantozzi. Noi non lo siamo, possiamo aspirare a molto di più, davvero questo è diciamo, se dovessi porre l'obiettivo, Presidente, per la Regione Abruzzo, è quello di essere la prima regione snella. Ormai il termine smart lo si applica spesso anche in modo improprio, ma essere davvero una regione smart, una regione che è in grado di pilotare il cambiamento di un tessuto economico e sociale che io credo stia aspettando solo questo. Sono 20 anni circa che il nostro tessuto economico e sociale è ormai seduto. Devo preparare una relazione ieri sul sistema universitario nazionale e mi interessava evidenziare il ruolo delle università regionali sull'economia della regione. È un dato impressionante, dal 94 appunto non cresciamo più, lo sapete molto meglio di me, siamo in una situazione di stasi, per quale motivo si possono cercare tanti motivi, dal regime di agevolazioni che non c'è più, si possono immaginare tante cose, però è arrivato il momento di mettere la seconda marcia e credo che mettendo la seconda marcia possiamo davvero rendere piacevole il nostro impegno, il nostro lavoro e avere una regione smart in grado di rivitalizzare le migliori energie del territorio. Ricordavo le officine Taraschi per poter riequilibrare un po' il territorio, ma quanto sarebbe bello, oltre tutte le straordinarie cose, Presidente, che ci ricordavi tu, ad esempio sapere anche condividere e promuovere che il primo elicottero sia alzato un volo a Pescara, all'officina di Camprone, piuttosto che altre forme che dimostrano la capacità di essere all'avanguardia della tecnologia e della produzione. Dobbiamo stimolare il nostro tessuto produttivo, il nostro tessuto economico per poter tornare a quei risultati. E per farlo il sogno di una regione smart è davvero il sogno che dovremo, io credo, realizzare, anche perché non possiamo perdere questa occasione che ci viene in qualche modo offerta. E sarà bello partecipare al di là del risultato che comunque auspico ovviamente possa essere il migliore possibile. Restituisco subito il microfono perché non c'è una domanda. Grazie Luciano. Allora comincio l'attività che più mi piace, a precettare.